facciamo parte di questa associazione Bullet Work. Se ci volete trovare su internet, www.bulletwork.com, e su Facebook, facebook.com/bulletwork. Anzi, se andate lì ci date il mi piace, ci fa piacere, e poi se ci date il mi piace rimanete in contatto con noi, quindi tutte le volte che facciamo un'iniziativa vi arriva sulla bacheca di che cosa si tratta l'iniziativa. Questo è il nostro sito internet, per esempio, vedete, no? In primo piano ci sono i seminari che facciamo qui a scuola vostra. Poi se no i corsi gratuiti che organizziamo, ora per esempio stiamo organizzando alcuni corsi gratuiti proprio su Linux di base per chi non l'ha mai usato. E fra l'altro ora fra poco, dopo l'estate, organizzeremo altre iniziative, altri corsi di programmazione per chi è appassionato sul web, eccetera. Si trova fatto giù. Quello lì è fatto con WordPress, è solamente, diciamo, è un blog, quindi è un po' più semplice. È praticamente una bacheca con tutte le notizie e basta. Allora, che strumenti utilizziamo per fare un blog? Chiaramente GIMP l'avete visto per fare tutti i ritocchi sulla parte grafica. Questo è il sito da cui potete scaricare GIMP. Lo stesso se volete iniziare a usarla a casa, andate su questo sito gimp.org, andate su download e vi scaricate l'ultima versione. Esiste per tutti i sistemi operativi più diffusi, quindi anche su Windows lo potete utilizzare. E poi ecco, un altro strumento, GIMP è per la modifica della grafica. Lo strumento che vi ci vuole è proprio quello per creare il blog. Ad esempio il vostro compagno ha detto se usavamo Joomla. Joomla che cos'è? Te l'ha usato qualche volta Joomla? L'hai usato qualche volta Joomla? Ok. Joomla è un programma che fa parte di questa categoria, si chiama Content Management System. Sono dei programmi già pronti, che sono dei programmi web che girano sul server, quello di cui parlavamo prima, che una volta installati vi mettono a disposizione tutti gli strumenti per mettere su un sito web in modo semplicissimo. Questa è la categoria. Poi a questa categoria appartengono vari programmi. Uno per esempio è Joomla, come diceva il vostro collega. Un altro è WordPress, quello che abbiamo utilizzato per il nostro sito web. E cosa cambia? Cambia spesso le funzionalità che mettono a disposizione, e più sono le più complesse le funzionalità, più sono complesse nell'utilizzo. Più semplici le funzionalità, più semplici nell'utilizzo. Per esempio quello che usiamo per il sito di Bullet Work, WordPress è uno dei più semplici, mette a disposizione una bacheca dove inseriamo i post. E poi comunque sia, sono tutti i programmi che sono modulari, quindi come c'erano dei plugin per GIMP, ci sono anche per questi programmi qui, e vi mettono a disposizione un sacco di funzionalità. Per esempio su un sito web potete vedere il calendario con la gestione degli eventi, oppure l'integrazione con Facebook, dove mettete mi piace sul sito e a quel punto vi iscrivete direttamente alla pagina Facebook, eccetera. Ci sono tantissime estensioni, cioè la galleria fotografica, uno slideshow, estensioni di tutti i tipi. I software di cui vi parliamo sono tutti con licenza libera, quindi anche questo è scaricabile gratuitamente dal sito joomla.org, esiste anche un joomla.it, lo scaricate, è un archivio, lo estraete su un server, ora vediamo, vi faccio un accenno anche a parte del server, e lo potete, il vostro sito a quel punto lo potete utilizzare. Di che cosa avete bisogno? Allora, ora vi faccio vedere i componenti di cui avete bisogno per mettere su un sito web. Gli appassionati di solito se li installano tutti da soli. Invece chi è solo appassionato della parte del sito e non del resto, che cosa fa? Cerca un servizio su internet, offerto da quelli che si chiamano i service provider di solito, chi fornisce il servizio di hosting si chiama, cioè chi vi mette a disposizione già tutti questi strumenti. Ci sono tanti che lo fanno gratuitamente, magari in cambio del banner pubblicitario, vi danno un po' di spazio, eccetera. Voi andate sul sito di hosting, per esempio anche WordPress ha un sito che è proprio WordPress, non mi ricordo se com.org, dove vi ospita il vostro blog con WordPress gratuitamente. Oppure se volete servizi professionali potete comprare dello spazio e dei servizi aggiuntivi, dove già vi danno tutto quello di cui vi parlerò installato. Che cosa serve? Allora serve un server web, che è quello lì che avevo detto, il server Apache. Questo è il sito di Apache da cui lo potete scaricare gratuitamente. Un linguaggio di programmazione installato sulla propria macchina, quello con cui è fatto il CMS, nel nostro caso Joomla, e spesso è il PHP. Questo è il sito di PHP dove ci sono tutte le informazioni. E un database. Il database è un programma dove mettete tutte le informazioni. Per esempio, se pensate a Facebook, tutti i post che mettete nella bacheca sono organizzati tramite un database, cioè una struttura che organizza i dati e vi dà la possibilità di ricercarli velocemente. Se no, immaginatevi quante informazioni ci sono su Facebook con tutti gli iscritti,
ogni volta che voi chiamate la bacheca di una persona, cioè andare a cercare tutte queste informazioni fra tutte quelle che ci sono è abbastanza complicato. Ecco, questi programmi vi permettono di organizzarli e quindi di ritrovarli velocemente. Se ci fate caso è quasi istantaneo quando voi andate sulla bacheca di un vostro amico, vi fa vedere gli dati di posto. E è merito di questi programmi che vi danno la possibilità di organizzarli al meglio e quindi di riutilizzarli velocemente in tempo reale. Questo è uno dei database con la licenza libera gratuiti che possono essere utilizzati più velocemente. Quindi questa è la struttura di base. O ve la installate voi o trovate un server, un hosting provider su internet che ve li mette a disposizione gratuitamente. Da cosa è fatto un sito web? Le pagine che vedete voi, ora poi andiamo a vedere anche i sorgenti delle pagine, sono fatte con un linguaggio, quello che vedete voi, proprio come viene esposto il testo, come viene esposto il testo, è scritto in questo linguaggio che si chiama HTML. L'avete mai sentito nominare? Ok, se fate un blog le pagine sono fatte in questo linguaggio. Non lo dovete conoscere, o magari non lo dovete conoscere approfonditamente, perché il programma di CMS, cioè per esempio Joomla, vi dà già tutti gli strumenti per fare il sito, però poi se qualcuno vuole fare delle modifiche un po' più approfondite sicuramente le deve conoscere. Invece tutto quello che riguarda l'impaginazione del sito, questa qui, la parte HTML più questa qui, impaginazione, è una parte che se lavorerete nel mondo della grafica ci avrete sicuramente a che fare, perché io il 99,9% di chi lavora nel mondo della grafica e della comunicazione fa cose su internet, non se ne esce oggi, insomma. Quindi una parte di quel lavoro, se lo fate, sarà questo. E la tecnologia per fare l'impaginazione sul web è questa qua, si chiamano fogli di stile, la sigla è CSS, che vedete sta per Cascading Stations. Con l'HTML scrivete tutti i contenuti e con il foglio di stile li impaginate come volete. Non so, avete presente su Facebook, nella parte alta c'è la galleria con qualche foto presa dalle vostre gallerie, sulla parte sinistra ci sono le informazioni, a destra c'è la chat. Ecco, tutta questa impaginazione viene fatta con questa tecnologia qui, che sono fogli di stile. Lì in basso a destra, dove c'è scritto voglia, H1, eccetera, vi fa vedere proprio come si fa. Si scrive esattamente come si vanno a impaginare le cose. Per esempio, vedete, c'è scritto colore, il bordo 3 pixel, il padding 5 pixel, quindi insomma la distanza tra contenuti, eccetera. È proprio un modo per impaginare, sono degli standard per scrivere contenuti e per impaginarli, che sono stabiliti a livello mondiale da questo consorzio, www.pdrc, dà tutte le regole per fare queste cose sul web. L'ultima frontiera, l'ultima tecnologia che riguarda queste applicazioni, questi linguaggi di scrittura di contenuti, di impaginazione del web, sono la versione 5 dell'HTML, che porta a un nuovo livello quello che è questo linguaggio, lo porta a un livello, quello che si chiama, che c'era prima, era quello che, non so se l'avete mai sentito come sigla, web 2.0. Web 2.0 si intendeva quello che è il social web, il social network. Questo passa a un livello successivo, che impagina contenuti a livello del loro significato, si dice a livello semantico. E poi ci sono i nuovi fogli di stile, qui la pagina di Wikipedia non è aggiornata, che sono la versione 3, dove sono stati introdotti, questa cosa per chi è appassionato di grafica secondo me è bellissima, sono stati introdotti delle istruzioni all'interno dei fogli di stile che permettono di fare tramite il foglio di stile quello che prima si faceva con programmi di grafica come Gimp. Vi faccio un semplice esempio. Se voi vedete tutta la grafica sul web, ad esempio su Facebook ci sono tante cose che sono stondate, sono sovrapposte fra di loro, fino ai fogli di stile versione 2 venivano fatte creando le immagini e sovrapponendole tra di loro, mischiandole e facendo in modo da avere quel tipo di effetto. Il problema qual è? È che se per esempio abbiamo, non so, dei bottoni su che voi cliccate, visto il bottone mi piace ad esempio, che lo cliccate e c'ha margini sfumati o stondati, se voi questo margine... Se voi potete salutarvi ulteriormente, allora se voi avete un bottone, lo fate ad esempio con Gimp o con Photoshop e lo mettete nella pagina e è il bottone mi piace della vostra applicazione, se lo volete cambiare il problema è che dovete tornare su Gimp e prendere il progetto, oppure su Photoshop prendere il progetto e rimodificare il bottone. Con queste nuove tecnologie invece, tutte queste cose, molte di queste cose che venivano fatte tramite grafica, con i programmi di grafica, vengono fatte tramite comandi che vengono dati dal foglio di stile. Quindi per esempio potete creare un bottone dagli margini stondati fino a un certo punto, se poi volete cambiare questa cosa, li volete stondare di più, basta cambiare un settaggio all'interno del foglio di stile.
Quindi oggi si utilizzano quelli e è molto molto più rapido fare qualunque modifica. Io ho installato in locale su questo computer proprio quello che vi ho detto, tutti i programmi che vi ho detto finora, un po' come se fossi il service provider che può ospitare tanti siti, e poi ci ho installato anche quel programma che vi ho detto per fare siti, che si chiama Joomla, che è questo qua. Ok, è questo qui, questo è il nostro sito. In realtà una volta avevo a disposizione lo spazio che mi ospitava con i programmi che facevano girare la mia applicazione server, ho scaricato quel programma che vi ho detto da quel sito, joomla.org, l'ho scompattato e l'ho messo in una cartella che il server web poi dispone come servizio e posso raggiungere dal mio browser. Qui ho lanciato il browser, lo riconoscete qual è? Che browser sto usando? Ok, è scritto Mancino. Firefox, ok, sto usando Firefox. Quindi ho messo l'indirizzo del mio sito e già si vede qualcosa. Che cosa si vede? È la prima installazione, quindi non si vede niente che ci ho scritto io. Si vede una struttura che vi mette a disposizione questo programma iniziale con dei dati che sono dati iniziali giusto per riempire il sito e per far vedere che c'è qualcosa. Quindi vedete, c'è un'intestazione, c'è un menu a sinistra e un po' di informazioni. Ok? Fino a qui è chiaro? Qualche domanda? Faccio qualche domanda io? Come ho fatto a installare? No, allora, una delle funzionalità molto potenti che mettono a disposizione questo tipo di programmi per sviluppare siti web o blog in generale è che vi mettono a disposizione anche un'interfaccia d'amministrazione. Quindi, come avete visto, il sito già ve lo fanno loro e vi mettono a disposizione anche un'interfaccia d'amministrazione per modificare tutti quelli che sono contenuti del sito. L'interfaccia di amministrazione è raggiungibile da un indirizzo a seconda del tipo di CMS utilizzato, Joomla c'è questa, e come vedete è un'interfaccia di amministrazione completamente grafica. Ora, la parte che vi voglio far vedere oggi è come cambiare quello che si chiama il template grafico del sito. Il template grafico è inteso come tutto quello che riguarda la grafica e l'impaginazione del sito. Siccome questi programmi sono modulari, è facilissimo fare delle modifiche al template. Perché? Perché non c'è bisogno di scriversi, se uno è bravo e c'ha passione se lo scrive, se no se lo può scaricare uno gratuito da internet come se fosse un modulo aggiuntivo, oppure può comprarselo se lo vuole uno più bello professionale. La funzionalità di cui vi parlo è questa, guardate, c'è un menu che vi permette di fare tutto sul sito, creare gli articoli, creare categorie, modificare i menu, tutto quello che volete, inserire immagini, inserire PDF. Una funzionalità, questa qua, si chiama gestione template e vi fa vedere tutti quelli che sono installati. I template vi ho detto che sono... Cos'è un template? Ve l'ho detto ora? Avevo uno che mi ascoltava, uno solo. Ascolta solo un pezzettino. Allora, un template è la parte grafica del sito, ok? Vi ho detto, non c'è bisogno di crearla, non ce n'è una definitiva, ma basta installarne una e subito verrà applicata al sito. Allora io cosa ho fatto? Sono andato su internet, ho fatto una ricerca su Google e ho cercato template gratuiti per Joomla. Mi è venuto qualche sito, l'ho sfogliato e ad esempio ho visto questo che mi piaceva, mi sembrava carino. E ho detto, ma me lo scarico e lo installo su Joomla. Tramite questo menu, questa interfaccia d'amministrazione, l'ho installato. E non ho installato solo quello, ne ho cercati altri, l'ho installato qualcuno, 4 o 5. E questa è la lista di quelli che ho installato. Il bello è che una volta installati basta selezionarlo, ad esempio questo qui che si chiama SiteGround 1623, lo seleziono e una volta selezionato mi si applica immediatamente al sito e lo posso utilizzare subito. Guardate, 1623, gli dico che è quello predefinito, poi vado sul sito dove c'era questo template banale di base che era quello predefinito, lo aggiorno e vedete, appena l'ho aggiornato, il template grafico con tutto quello che si porta dietro, quindi la testata del sito, i colori, il font eccetera, è cambiato. I contenuti però, vedete, sono rimasti gli stessi. Con questo principio potete utilizzare il template grafico che volete, che vi scaricate da internet, tanti ce ne sono gratuiti, qualcuno
è a pagamento, quelli un po' più professionali, ma ce ne sono tanti. Per esempio, ho scaricato questo, se lo seleziono e poi vado sul sito e l'aggiorno, fa vedere che c'è questo template grafico qui. Ok, poi ogni template grafico può avere le caratteristiche che vuole, può essere suddiviso in più colonne, quindi può dividere contenuti in più colonne, le può contenere più menu, può fare, vedete, questo per esempio ha uno slideshow delle immagini che compaiono nella testata, eccetera. Quello che ho scelto per fare questa prova è quello che vi ho fatto vedere prima, ok? Quello che ho scaricato da quel sito, e è esattamente questo. Ok? Fino a qui tutto ok? Fino a qui non abbiamo fatto nessuna fatica, abbiamo cercato dei template su internet, li abbiamo scaricati, installati nel nostro CMS e li abbiamo messi in funzione. Ora qual è il compito del grafico? Il grafico è modificare l'impaginazione e la grafica in modo che rispecchi quello che vogliamo noi o quello che vuole il nostro cliente. Mettiamo che viene un cliente che vuole un sito, mi è capitato, che rappresenta per esempio il nostro territorio, può essere carino inserire degli elementi, delle foto ad esempio che rappresentano il nostro territorio o degli slide che rappresentano il nostro territorio. Quindi una delle prime modifiche potrebbe essere, al posto di queste immagini che vedete con cielo e le foglie, inserire una foto del nostro territorio. Quindi il vostro lavoro cosa sarebbe? Potrebbe essere ad esempio andare a fare delle foto, non so se è una persona che abita a Castiglioni come prima, fate delle foto a Castiglioni, le ritoccate, le fate bellissime con tutti i sistemi che ha fatto vedere Federica, e poi arriva il momento di utilizzarle sul vostro sito web. E questo, se fate i fotografi, sarà una parte importante del vostro lavoro, che è la grafica. Comunque, se lavorate in uno studio, ci saranno sicuramente delle persone che fanno questa cosa, perché con le foto che fate normalmente, immaginate che voi siete uno studio di fotografia. Ora, a parte che non facciate foto a matrimoni o a voi altri eventi, ma tutte le foto che fate, che ci fate, le utilizzerete per fare, come diceva Federica, campagne grafiche. Non so, se doveva fare, faccio un esempio, l'anno scorso c'erano state le elezioni a Castiglioni del sindaco, le foto che ha fatto Federica potevano essere benissimo delle foto con quelle modifiche che andavano nei manifesti della campagna elettorale del sindaco di Castiglioni, ok? Andavano nei volantini, nei plian, ma dove? Anche sul sito internet, le stesse. Non è che quando si fa una campagna pubblicitaria il tema grafico deve essere quello, non è che si può cambiare, sennò si confonde completamente le idee delle persone a seconda poi del media che utilizzano per raggiungere quelle informazioni. Quindi quello che voglio fare ora è prendere questa immagine e modificare la parte dentro e metterci un paesaggio, ok? Chiaro quello che voglio fare? Lo dite? Cosa vogliamo fare? Tirate a caso, metterci un paesaggio. Dove lo voglio mettere un paesaggio? Nel cartellone. Nel cartellone, tu dici un cartellone? No. Dai, tirate a caso, dove lo voglio mettere? Al posto di cosa? Al posto della scritta giunta? Sì? Sì, sembra plausibile, ma la mia faccio. Cioè, è bella che viene, mi immagino, al posto della scritta. Al posto del menu verde? No, del coso delle foto. Ok, va bene, al posto del coso delle foto. Allora, nel coso dove ci sono le foto, invece ci voglio mettere un'immagine. La prima cosa da fare qual è? La prima cosa da fare, ad esempio, è andare a trovare dove è questa immagine in modo da capire come sostituirla a quella vecchia. Quindi avete un programma di grafica con GIMP, potrei andare a trovare questa immagine, aprirla, vedere com'è fatta e da lì posso iniziare a capire come sostituire quell'immagine con un'altra. Poi devo andare a cercare l'immagine che mi interessa sostituire. Non è complicato. Allora, io so, apro un'altra finestra. Ok, io so dove ho messo, vi ho detto come l'ho installato, l'ho scaricato da internet e l'ho scompattato in una cartella, questo programma, quindi so qual è la cartella dove l'ho scompattato, vado lì dentro e è questa qui, ok? Se vedete qua su in cima la struttura di directory test, ora c'è venuta test Joomla 254, è la stessa struttura di cartella che c'è nell'indirizzo internet nel browser, ok? Vedete test e Joomla 254, la struttura rimane la stessa, quella che nel browser rappresenta l'indirizzo, rappresenta in parte la struttura delle cartelle.
Poi qui ci sono tutti i file che rappresentano quello che è il mio sito internet. Allora io devo andare a modificare il template, quindi in quale cartella di quelle ci sarà il template? In quella che si chiama logs? Ok, ottima osservazione, vado a cercare il template e sarà all'interno della cartella template. Ah, dici di un'altra? Ok, va bene. Ah, vabbè, gli assomigliava il nome, dai, ok. Allora, poi avete visto che il template che ho scelto io, questo qua, si chiama SetGroundJ16.5. Questi sono tutti i template installati, quindi quello che ho installato io, in quale cartella sarà? J16.5. Ok, va bene, si chiama a quel modo, sarà nella cartella che si chiama a quel modo, infatti è qui dentro. Ok? All'interno di queste cartelle, secondo voi, in quale cartella sarà quell'immagine? Rispondete. Secondo te? Io sto cercando l'immagine. Images! Ok, images, va bene, in quella cartella che si chiama images ci saranno tutte le immagini e sicuramente ci sarà anche l'immagine che rappresenta l'intestazione, l'header in inglese, del sito. Del sito internet. E in effetti l'immagine c'è, ok? L'apro con GIMP. E questa è l'immagine, la riduco un pochino. Ok, questa è l'immagine che rappresenta l'intestazione del sito. Vi torna adesso l'idea? Sì, quella lì. Vi pare che sia quella? Sì. Sì, ok, quella lì, va bene? Ora io potrei sostituire questa immagine interamente con un'altra. Ad esempio, l'immagine che avevo scelto io. Vi faccio vedere qual è. Allora, la cosa bella sarebbe stata andare in giro a fare delle belle foto del paesaggio che voglio inserire e inserirlo. Ora, siccome non avevo la possibilità di fare questa cosa, sono andato su internet e ho cercato qualcuno che aveva già fatto delle foto di paesaggi e l'ho cercato su questo sito, ce ne sono tanti. Lo conoscete questo sito? Se volete fare fotografi dovete conoscere per forza questo e altri siti come questo, ok? Questo si chiama Flickr, è uno dei primi siti che servono, hanno sempre una funzione social e servono per raccogliere tutte le foto che vengono fatte da tante persone e condividere, scambiarle, metterle a disposizione anche per comprarle in realtà. Io ho fatto una ricerca all'interno di Flickr dove c'è scritto Maremma, perché cercavo una foto che aveva a che fare con la Maremma per fare una prova, e siccome è una foto che voglio riutilizzare su un sito internet, per un'opzione di ricerca ho selezionato di cercarmi solamente quelle foto che hanno una licenza, vedete, che mi permette di modificare e adattare quell'immagine come voglio io, perché se trovavo un'immagine che aveva un copyright non la potevo utilizzare, ok? In questo caso la potevo utilizzare. Allora, che ho fatto? Sfogliamo un po' di immagini finché non ho trovato questa. Ah, la licenza che voglio io era un paesaggio come volevo, ho detto uso questa qui, va bene? L'ho presa e l'ho scaricata. Quindi vorrei prendere un pezzo di questa immagine, non tutta, una parte, e metterla all'interno di quella testata che abbiamo visto prima. Questa è della zia per terreno. Quindi ho preso quella immagine, me la sono scaricata e quello che vorrei fare è inserirla al posto di questa immagine qui, nella parte dove ci sono quella all'interno della riga bianca, dove ci sono il cielo e le foglie, ok? È chiaro quello che voglio fare? Ve lo richiedo, che cosa voglio fare? Voglio mettere il pezzo dell'immagine, lo voglio liberare e la faccio iniziare. Un po', c'è niente. È quello lì. Sì, è vero. Ok, allora, vabbè, qui c'ho due cartelle, una è quella
a sinistra dove ci sono i file che fanno parte del sito web, dall'altra sono quella dove ho scaricato l'immagine. L'immagine che ho scaricato è questa qua. E quindi la apro con GIMP, ok? Allora, in questo momento con GIMP ho due immagini aperte. Una che rappresenta la testata, l'header del sito, e un'altra l'immagine che voglio mettere al posto di quella parte che è dentro il bianco, ok? Allora, come prima cosa mi salvo l'immagine dell'intestazione come progetto di GIMP, ok? In modo che se salvo un'immagine come progetto posso mantenere tutte le caratteristiche che sto applicando a quel progetto. Gli do un nome, gli do header image test e lo salvo nel formato del progetto di GIMP. Ma qua il puntino dell'estensione. Ho scritto male. Allora, come prima cosa, che devo fare secondo voi? Però ho le due immagini su due finestre separate, perché erano due immagini separate di GIMP. Qual è la prima cosa che secondo voi? La trash risolve. Aspettate, dammi le torce. Ok, la trascino sopra l'altra? Ok, prima copio l'immagine, va bene, la copio tutta. Vado su questa immagine qui, faccio modifica, copia, ok? Poi? Ok, vado su, prima di tutto seleziono l'immagine che mi interessa, ok? Poi vado su modifica e incolla mi dà varie possibilità, quelle che ho fatto vedere prima Federica. Nuovo livello. Nuova immagine o nuovo livello? Qualcuno nuovo livello. Livello. Immagine, qualcuno ha detto immagine, come mai immagine e come mai livello? Livello. Perché se metto immagine si devo avere la metto. Ok, se metto immagine è come se l'immagine nuova si appiccicasse su quella parte più vecchia, non ci sarebbe più. Perciò utilizzo la tecnica dei livelli anche in questo caso. No, però guarda. È più che l'immagine. Ok? Qui c'è lo schermo abbastanza più. Allora, come vedete, vedo solo una parte dell'immagine, perché? Perché in realtà le due immagini avevano delle risoluzioni, cioè delle dimensioni completamente diverse tra di loro. Quella del web, e questo vi capiterà sempre se fate fotografia, quella del web era una risoluzione molto bassa, era 980x300 pixel. La foto invece era fatta con una macchina fotografica, quindi era una risoluzione di tantissimi megapixel, che vuol dire che ha una risoluzione molto più alta. Se vado a vedere, in effetti era 1600x1200, quindi immaginatevi che se tutte e due in scala 100%, una è enorme e l'altra è molto piccola. Quindi vabbè, o le ridimensiono, ma a me interessa solo una parte dell'immagine, quindi o ridimensiono, come ha fatto prima Federica, con il livello dell'immagine, oppure mi scelgo una porzione che è quella che mi interessa, ok? Quindi posso iniziare a muovermi con lo strumento per spostare il livello e scegliere una parte che mi interessa, quella da mostrare, ok? Per esempio, ecco, potrebbe essere carino mostrare un pezzo in questo modo. Ora, li vedete nella finestra che rappresenta i livelli, questa qua sulla destra, come vedete ho il livello sullo sfondo e sopra il livello degli appunti, che vuol dire è come se fossero due fogli, uno sovrapposto all'altro, dove sotto c'è quello dello sfondo e sopra quello degli appunti che mi copre quello di sotto. Vi torna? Se per esempio non visualizzo più il livello degli appunti, sotto coperto mi ritorna quello che era l'intestazione, ok? Allora, ora il problema è, o inserisco questa immagine nel sito in questo modo, ma poi inserita nel sito così sarebbe come un pugno in un occhio, perché quell'altra era tutta elaborata, con i contorni, i bordi, questa sarebbe un rettangolo messo nel sito, sarebbe abbastanza brutto. Oppure quello che voglio fare è sostituire solo la parte che si era detto, ok? Quindi ora bisogna trovare una tecnica abbastanza semplice, ora poi ci abbiamo anche poco tempo, però una tecnica semplice per fare questa cosa sul web dove non c'è bisogno di grandissima risoluzione, di grandissima definizione. Vogliamo che al posto della parte lì, come ha detto la vostra amica, Giorgia,
che al posto delle nuvole e delle foglie compaia il paesaggio. Come fareste? Datemi un'idea. Selezione. Ok, allora scelgo uno strumento di selezione, quale? La bacchetta magica. La bacchetta magica. Che cosa seleziono? L'immagine. Quale? Questa. Cioè, in che punto clicco? In tutti i punti onorati. Basta andare in bagno? Sì. Tutto dentro la luce. Ma con la bacchetta magica quante volte devo cliccare? Perché non devo andare. Non ci passo. Ma che c'è come lo vuoi? Cioè, una volta, poi una mi passo. Volta. Quindi dove clicco una volta? Se clicco tutto intorno... Proviamo, se clicco dentro l'immagine, vediamo che succede. Come è mai successo questa cosa? Vabbè, perché la bacchetta magica c'è solo il colore. Allora, prima di tutto, no vabbè, il lazzo sarebbe troppo complicato. Potrei fare in realtà non il lazzo, ma quell'altro strumentino. Non so come si chiama, quella destra della bacchetta magica, mi sfugge il nome. Strumento di selezione per colore, non c'ha un nome. Potrei fare quello e poi dargli la zona di colore, visto che c'è un bianco uniforme. Però va bene la bacchetta magica, facciamo una cosa più. Forse in quell'altro modo verrebbe anche più preciso. Allora, perché mi fa questa selezione? Perché ricordatevi sempre che la selezione su quale livello avviene? Sul livello selezionato. E come si fa a vedere qual è il livello selezionato? Nella parte dei livelli è selezionato quello che c'è lo sfondo grigio. Quindi la prima cosa quando seleziono la bacchetta magica è capire su quale, ora sono due livelli soli, su quale dei due livelli voglio agire. E Giorgio mi dice su quale dei due livelli voglio agire. Sono due soli, c'hai il 50% di possibilità di avere successo. Vuoi rispondere? Sono due, ne uno. Su quale di quei due livelli? Cioè quello dello sfondo o quello dell'immagine che ci ho applicato sopra? Come fareste? Sullo sfondo? Ok, va bene. Quindi prima di tutto devo selezionare lo sfondo. Ora vuol dire che la selezione che sto facendo io si applica veramente all'immagine che sto vedendo, perché sto vedendo lo sfondo e seleziono lo sfondo. Usiamo la bacchetta magica. Dove clicco con la bacchetta magica? Se clicco qua, cioè vedete, non mi seleziona mai quello che voglio io. Voi che parte selezionereste di questa immagine? Però voglio mettere il paesaggio solo all'interno di quel bordo bianco. Quindi solo lo sfondo. Come? Cioè solo lo sfondo, il celeste. Cioè no, tutto quello che c'è dentro il quadro. Sì, tutto quello che c'è dentro questo riquadro bianco. La vorrei mettere lì l'immagine in modo che dà un effetto carino poi quando passo qua. Dove cliccereste per selezionare qualcosa che ci può servire? Non c'è modo. Ok, se clicco qui posso modificare la soglia come voglio, ma. Cioè mi seleziona un po' di tutto, vedete, mi sta selezionando anche l'ombra sotto. Quindi, ma si seleziona sempre quello che c'è dietro? Sì, è quello il risultato che vogliamo ottenere. Come faccio a farlo? L'alzo. Fai un rettangolo. Allora, l'alzo può essere una buona idea, se uno è molto preciso, poi magari gli dà anche una certa sfumatura per sfondarlo. L'avevo tutto il coso, non si muove, va. Non si fa, ci arrendiamo. Io. Come funziona la bacchetta magica per la selezione? Quando fai click cosa ti serve? Per esempio la selezione rettangolare ti fa click e definisce esattamente il rettangolo che vuoi selezionare. Il lazzo invece lo selezioni per punti, ok? Selezioni la zona, individui tutti i punti e da lì fai tutti i lati della figura geometrica che vuoi selezionare. Invece la bacchetta magica su che principio si basa? Sulle zone vuote. Sulle zone vuote? No, selezionare le foglie. Ho capito, però io per esempio ora voglio selezionare tutto quello che c'è dentro il bianco. Se clicco qui non me lo fa. Non so la bacchetta magica. Qua seleziona il bianco. Ok, questa è un'ottima idea. Allora, la bacchetta magica. Le spieghi te che sei bravissimi, grazie. Spieghi come cosa fa la bacchetta magica. La bacchetta magica seleziona aree di colore simile. Poi a seconda di quanta tollerante, di quanta soglia li impostiamo. Questa qua mi seleziona più o meno colori simili, nel senso se gli metto una soglia molto bassa, mi selezionerà il più possibile colori dello stesso colore. Uguali, quindi se mi metto che so una soglia molto bassa, clicco sull'azzurro, mi prende soltanto l'azzurro, quell'azzurro su cui ho cliccato. Se gli aumento molto la soglia, mi prenderà più sfumature di colore, quindi magari clicco sull'azzurro, mi prende anche dei colori che sono simili all'azzurro, magari non mi prenderà
è rosso perché è diversissimo, però comunque a prescindere dalla soglia mi seleziona colori di aree di colore simile. Quindi io devo andare a selezionare in qualche modo, andare a prendere con la selezione un'area che è dello stesso colore e in qualche modo poi posso utilizzare per ritagliarmi l'immagine. Quindi? No, l'idea del vostro compagno era ottima, siccome noi dobbiamo selezionare aree, che cosa? Di selezionare dei colori simili. Quindi se quello che vogliamo selezionare noi ha un colore molto diverso dal resto, è ottima la bacchetta magica. Qui che cos'è? Che c'è, dove c'è lo stacco di colore tra le cose? Tra il bianco e i colori, infatti, quindi se si clicca sul bianco e si sceglie la soglia giusta, più o meno ci avviciniamo a selezionare quello che vogliamo. Poi ci sono altre tecniche, altri tool di selezione, ci mancherebbe. Se hai provato con questo, clicco sul bianco. Come vedete, il bianco mi ha selezionato il contorno bianco, ok? Quindi ci sono andato molto vicino. Ora poi vedete le nuvole che sono bianche, sono vicine al bordo, quindi mi seleziono anche quello. Però come si modificano queste cose? O agite sulla soglia e lì potete aggiustarla un pochino, poi se non c'è tempo lo fa per bene questa cosa. Oppure in questo caso, visto che ci sono delle selezioni all'interno che non ci servono, si può andare proprio a levare quelle selezioni, non ci vuole niente. Per esempio potrei fare un'intersezione di selezioni, oppure togliere una selezione o un'altra. Faccio questa cosa qui giusto per andarci un po' pesanti. Ad esempio prendo la selezione rettangolare e quello che voglio fare è levare quei pezzettini di selezione delle nuvole, ok? Allora, la selezione viene da varie modalità, fare una nuova selezione, oppure fare aggiungere alla selezione corrente, oppure sottrae alla selezione corrente. Ecco, se prendiamo questo tool e sottraiamo questo pezzo e anche quest'altro, ecco, più o meno mi è rimasto selezionato solo quello che voglio io. È morto. Sì, che cosa è morta? Ah, allora chi è morta? Lei, no? Ti fa questo effetto, Kip? Sì. Ok, vabbè. Ok, quindi ora ho... la testa. Ho la selezione del bordo dell'immagine che mi interessa sostituire. Che ci faccio? Qual è il prossimo passo? Posso rovinare il gioco? No. Arriviamo a livello altissimo? Guarda, se ne inizia ancora. Al 3. Al terzo livello, ancora. Molto alto. Ma che ne sai te, no? Ma cioè, allora, che ci faccio con questa selezione? Con questa selezione... Ciao, voglio sta classe. Ce lo dici anche a noi? Che ci faccio con questa selezione? Sto commento. Ci puoi provare con lui al di fuori della lezione, nel pomeriggio? Ma allora con questa... faccio tutte le cose che ci devo fare, faccio la sottrazione della selezione con lui, ok. Che cosa ci faccio con questa selezione? Ho selezionato il bordo. Lo copio, poi lo taglio. Ecco, tagliarlo è un'ottima idea. Però da quale immagine lo devo tagliare? Da questa. Cioè prendi, tagli il pezzo fuori e l'immagine poi la cancelli. Sì, no, però aspetta, di queste immagini vorrei conservarlo il contorno. Quello che voglio levare è il cielo con le foglie. E al posto di quello ci voglio... E poi colli la cornice tu. Cioè, tagli la cornice, poi cancelli l'immagine e ricolli la cornice. No, quello che mi dici te va bene, è quello che volevo fare io. Solo che su quale immagine devo fare questa cosa? Su quell'altra. Su quell'altra, ok, perché è di quell'altra che devo levare il pezzo. Quindi ora seleziono quest'altro livello, ok? E di questo faccio quello che dicevi te, ritaglio tutto quello che c'è intorno. A questo punto è abbastanza semplice, perché se taglio il pezzo che ho selezionato, nei limiti di quanto ho fatto precisa per ora la selezione, ho separato con un colore definito esattamente la porzione di immagine che mi serviva per sostituire nell'altra da quella parte che non mi serviva. Ora a questo punto, visto che ho la porzione che mi serve, togliere quella che non mi serve è banale. Per esempio posso fare... Bah, come volete, potrei prendere un... posso prendere, ecco, la bacchetta magica con una soglia altissima e selezionare tutto quello che c'è, tanto poi c'è lo stacco di bianco, ok? E quindi posso ritagliare anche questa. A questo punto è banale. Sotto c'è l'altra immagine e quindi ho ottenuto lo scopo che volevo. Vi torna? La faccio un pochino più piccola così si vede interamente, che qui lo schermo non è molto grande. Così è un po' troppo grande. Allora spostiamolo un po'. Eccola qua.
Allora, l'immagine iniziale era questa, va bene? A questo punto, con questo procedimento, siamo riusciti a sostituire la parte che ci interessava. Vi torna? Ok, qualche domanda? Se si rifà qualche pezzo, vi torna tutto quello che si è fatto in questo procedimento? Ok. Allora, il passo successivo è salvare l'immagine. Normalmente che cosa si fa? Finora l'abbiamo salvata. Ah, un consiglio sempre importante è di salvare continuamente, perché se va via la corrente, si spegge il computer, eccetera, si perde, se non si è salvato, tutto il lavoro che si è fatto fino a quel momento. Finora si è salvato col formato XGF, che è quello di GIMP, del progetto di GIMP. È un formato che ci permette di salvare i livelli, le trasparenze, tutto. Per esempio, con Photoshop è il formato usato per il progetto di Photoshop. C'è un formato di Photoshop che è l'equivalente di questo di GIMP, dove quando salvate vi mantiene tutte le informazioni sul progetto. Non è che vi perde i livelli, la trasparenza, le selezioni. Ve lo ricordate? L'avete mai usato? PNG per esempio è un formato che ti mantiene le trasparenze, ad esempio, però non ti mantiene i livelli che ha fatto con GIMP o con Photoshop. Che altri formati avete utilizzato per salvare con Photoshop? Io Photoshop non l'ho mai usato. Ah. Nemmeno te? Ma in classe non l'avete mai usato? Una volta. Ah già, quella volta disastrosa è quello che ti spinto. Va bene. Comunque sì. Sì, a parte il computer, diciamo, che ci salvirà. Ok, va bene, qui il formato si chiama XGF. L'altra versione tarocca di Photoshop. Ah, c'avete anche la versione tarocca? Sì. Ok. Per questo dovreste usare il software libero, perché avreste tutte le versioni con la giusta licenza. Allora, lo salvo. E lo salvo nello stesso formato con cui era l'immagine originale. Perché? Perché la voglio andare a mettere sul sito al posto di quella originale. Quindi in realtà la salvo, era in JPEG, e la risalvo in JPEG, ok? Se la salvo in JPEG, che cosa succede? Perdo qualcosa? Qualche informazione? Un colore. Ah, che viene? Bianco e nero? No, perde colore. No, che cosa perdo salvando la JPEG, secondo voi, di tutto quello che si è visto finora? Il JPEG non mi gestisce, per esempio, i livelli, quindi non mi rimangono i livelli. Se ci fossero delle trasparenze che non mi servono, non mi rimangono nemmeno le trasparenze. Ad esempio, queste due cose il JPEG non le gestisce. Infatti, quando vado a salvare e clicco su salva, mi dice proprio questa cosa. Per esempio, il JPEG non può gestire la trasparenza, l'immagine risulterà appiattita. Va bene, sì, è proprio quello che come si voleva usare noi. E poi ci sono condizioni sulla compressione e questa cosa. Se è finito, vi faccio vedere come viene sul sito e se è finito. Allora, l'ultima cosa che ci manca, l'immagine è pronta, è di metterla nel sito al posto di questa vecchia, ok? Allora che faccio? Vado nella cartella dove avevo l'immagine, questa qua che ho chiamato test. Allora, guardate, rinomino quella che vedete ora sul sito. Gli do un nome, la chiamo per esempio trattino originale. A questo punto gli ho cambiato nome. Avendogli cambiato nome, il programma non la trova più, e in effetti facendo aggiorna non c'è più quell'immagine. A questo punto semplicemente la sostituisco con questa nuova che ho fatto. E a questo punto, quando gli ridò lo stesso nome, nello stesso punto di dove era quella vecchia, faccio aggiorna e al posto dell'immagine che c'era prima ritrova questa che è l'immagine nuova, ok? Quindi questo è il meccanismo per sostituire l'immagine. Facendolo a livello professionale bisognerebbe, a questo punto, vedete, la selezione che si è fatto noi qua non ha ritagliato benissimo la parte stondata, quindi quella andrebbe sfumata, usato un sistema di maschere, in qualche modo andrebbe, cioè, bisognerebbe passarci un pochino più tempo e andrebbe sfumata un pochino meglio. E questo è il risultato finale. Se ci avete qualche domanda, se no si è finito.